Buonasera, sono Zanoletti Ennio, patron del Guarara di Monticelli Brusati in via Foina 42. Volevo fare una ricetta per voi, un rolè di orata con i gamberi. Cioè sfilettiamo l'orata, puliamo i gamberi, l'orata poi verrà cotta al forno e i gamberi cotti in padella e poi assembliamo il piatto. Ecco, prendiamo l'orata che comunque ho già squamato e ho già aperto dalle viscere, ho già pulito dalle viscere. Adesso mi attengo a pulirla e a togliere il filetto dell'orata. Non è una cosa difficile, eccolo qua, anche da questa parte. E l'altro filetto. Poi andiamo a togliere le ultime lische. Saliamo l'orata. Farina e pane con delle erbette aromatiche che gli dà un po' di croccantezza. Poi cerchiamo di condire bene tutte le parti, ecco qua. Poi prendiamo uno spago e cerchiamo di legarla. Ecco qua il gambero, lo facciamo in questo senso che tagliamo anche così con la forbice, togliamo già tutto lo sporco del gambero, così è bello pulito. Gli diamo una sciacquatina, poi prima di cucinarlo un pizzico di sale e un po' di pepe. Lo sfumiamo con un po' di brancia corta. Lasciamo riposare lì, intanto vediamo pronta la nostra orata. Il gamberone va cotto poco perché se no diventa asciutto e duro. Invece se noi lo scottiamo un po' così da un lato all'altro, pochi minuti, rimane bello morbido. Idem l'orata, noi gli diamo una temperatura al cuore che così rimane morbida. Non tenerle ferme, sennò si bruciano. Ecco qua, siamo pronti per impiattare la nostra orata. Togliamo il nostro spago. Nostro gamberone che dà un po' di croccantezza al piatto, un filo di olio extravergine di oliva. Il piatto è pronto e buon appetito!